Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, qui è Dani che vi parla e come promesso siamo qui con le pagelle. Io mi levo dal centro, mi metto qua e vi dico di qua sotto nel primo commento bloccato c'è sempre il link. Per entrare nel gruppo Telegram e in descrizione trovate tutti i link per seguirmi anche sul secondo canale. Bando alle ciance, ciancio e balle, di qua Samir Handanovic, voto 6 più. Nel primo tempo deve fare un'uscita su Joel Obi e fa una gran parata, nel secondo praticamente nulla. Grande Samir, clean sheet, perché se Joel Obi segnava lì era 2-1. Boh, poteva cambiare qualcosa, diciamo, poteva cambiare qualcosa, ma il grande Samir l'ha sventato. Ancora una volta Danilo D'Ambrosio, voto 6 e mezzo. Ineccepibile la sua partita. Grande sacrificio, grande applicazione. Danilo D'Ambrosio sostituisce al meglio Milan Skriniar e va bene così. Stefan De Vrij, 6 e mezzo. Ingabbia Simi, non un cliente facile, però lo fa bene, lo fa bene. 6 e mezzo meritato. Stefan sta ritornando lo Stefan l'anno scorso e quindi poi dopo un infortunio. Bravo Stefan. Alessandro Bastoni, voto 7. Questo qui spinge che è una meraviglia. Nel primo tempo è arrivato sul fondo da solo e quasi metteva un assist se non veniva chiuso da Gamber. E speriamo che il problema fisico non sia importante, perché è uscito in lacrime. Però Alessandro Bastoni è imprescindibile, ragazzi, è imprescindibile. Denzel Dumfries, Denzel Dumfries 7 e mezzo. Non scende più sotto al 7. Questo qui fa un gol di pregevole fattura, di fortuna, ma lo fa e fa una grande gara, fa degli affondi impressionanti. E Ranieri non ci capisce nulla, diciamo la verità. Grande Denzel 7 e mezzo. Nicolò Barella, ahimè, 5 e mezzo. Troppa foga, atteggiamento da rivedere, un'entrataccia su Obi, no, su Castanos forse, non ricordo bene, no, su Gagliolo, scusate, che poteva essere qualcosa di più che un giallo. Io lo dai, che poi non ha giocato tanto male, ma il 5 e mezzo è solo per il suo atteggiamento, per i suoi falli che non servono in una posizione del campo che non servono. Gagliolo stava sulla linea laterale, beh, perché entrare così, ecco, no. Marcelo Brozovic 7 più, 7 più, dispensa palloni incredibili, incredibili. Sradica un pallone nel primo tempo e spostati, cioè Modric, spostati, ecco. Tanta roba Marcelo. Can Calhanoglu, voto 7 e mezzo, quasi 8, diciamo. Il 7 e mezzo per la munizione, purtroppo. Perché fa un fallo da munizione, purtroppo. Due assist, tante giornate di vita. Quando
E poi quando Brozzo esce, lui fa il regista, lui si abbassa a fare il regista, cioè è un momento magico, non svegliatelo, no. Cioè 7 assist in Serie A con 5 gol, 6 gol, dai, a Cancellanoglu, cialda croccante. E Ivan Perisic, ragazzi, oggi 7, oltre al gol, tanta applicazione, tanta, non sembra, ma anche tanta di fase difensiva per Ivan Perisic, che comunque un cross deve chiudere di testa su Dellicarli, se non ricordo male. Poi lo vedi uno, poi voto 7, Alexis Sanchez voto 7 e mezzo. Anche lui lo trovi dappertutto, ma questo quando c'è, c'è. Questo quando c'è è imprescindibile. Gioca per la squadra, viene basso a prendere il pallone e dialoga con Dzeko e il gol è un dialogo tra Dzeko e Çalhanoğlu, ma Çalhanoğlu lo mette davanti a Fiorillo, che porca vacca, mamma mia. Ed in Dzeko voto 6 e mezzo, si sbatte. È vero, in quell'azione del primo tempo sbaglia Sanchez, che gliela dà troppo corta, e quindi Bogdan riesce a chiudere in scivolata, e se no Dzeko era andato lì a far gol, tranquillamente. Dzeko del mezzo, Dzeko del mezzo, non c'ho parole per il genio di Sarajevo. Ogni partita che gioca la gioca al massimo della, al massimo, al 100, anzi al 110, al 110, perché serve un Dzeko super in forma, e questo Dzeko è super in forma. Attenzione, vediamo i subentrati sono Federico Di Marco, voto 6 e mezzo, entra a partita già in ghiaccio come contro il Cagliari, e attenzione, due tiri, uno sopra la traversa, uno che incoccia il difensore, però in fase offensiva tanta roba. Arturo Vidal fa l'assist al Gagliardo, se non ricordo. Sì. E no, è Gionberg che glielo fa, però vabbè, l'invocata di Vidal è da 6 e mezzo. Grande Arturo, Alexander Kolarov, voto 6, non mi è dispiaciuto, ha fatto il centrale di sinistra, è entrato al posto di Perisic, Di Marco avanzato, Kolarov lì. Tanta roba, tanta roba. Lautaro, 7, diciamo 7 perché entra bene, fa gol, e su una palla di Dzeko prova ad impensierire Fiorillo da una posizione impossibile per fare gol. Ma se ci riusciva, ragazzi, era da pallone d'oro. E Roberto Gagliardini, voto 6 e mezzo. Gran gol, grande azione. Il Gagliardo queste partite le deve giocare. Le deve giocare, tanta roba, tanta roba, tanta roba. Inzaghi 10. È perfetta, è una macchina perfetta. E chi se non lui deve avere il merito, oltre ai giocatori. Infatti i giocatori, a parte Barella, tutti sopra il 6. Simone ci fa andare a più 4 fino a domenica sera. La prepara in un modo sensazionale, poi i giocatori fanno il resto, si trovano a memoria. Grande. Il video finisce qua. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, descrizione e primo commento.
fate voi se volete entrare nel gruppo Telegram, cliccatelo. Se volete seguirmi su Instagram, cliccate il link in descrizione. Se volete seguirmi anche su Twitch, magari riinizierò, cliccate il link. Se volete seguirmi sul secondo canale, cliccate il link. E c'è qualche altra cosa? Non mi pare. Noi ci vediamo. In giornata, vediamo che partita riusciamo a vedere e vi porterò a partita. Per queste pagelle è tutto. Noi ci vediamo. Prossimo video. Bella.